Ciao a tutte, bentornate finalmente con un nuovo video. Oggi vi spiegherò come eseguire una pedicure fatta in casa. Me l'avete richiesto in tante questo video ed eccolo qua finalmente. Pollice in su se vi piace questo genere di video e seguite tutti i passaggi per eseguire la pedicure anche voi. In una bacinella ho messo dell'acqua tiepida e adesso metto un po' di sapone neutro e inizio così a lavare i miei piedini. Continuo quindi con uno spazzolino bianco, io utilizzo questo qui, apposito appunto per la pulizia delle unghie, e continuo anche sui talloni. Con uno spingicuticole tiro indietro delicatamente le pellicine e vado con l'attrezzo opposto a rimuoverle. Ho asciugato i piedi e vado adesso a tagliare le unghie con una forbicina. Io le unghie dei piedi le porto cortissime e sì, strano a dirsi, ma è così. Olio di cocco lo applico sui talloni e davvero è fantastico, li ammorbidisce tantissimo e mi piace tantissimo la sensazione e il profumo soprattutto. Applico la base Total Care di Debbie per proteggere appunto le unghie e iniziamo quindi con l'applicazione dello smalto. Come smalto ho scelto di utilizzare un rosso, cosa c'è di meglio per aprire la stagione dei piedi nudi? Inizio quindi con lo stender lo smalto su tutte le unghie. Applico il top coat e questo è anche di Debbie. E infine applico delle goccine asciugasmalto per facilitare i tempi di asciugatura e queste sono di Bottega Verde. Ragazze, il risultato finale della pedicure sarà questo, sono finalmente pronta per mettere i miei sandali estivi e nei commenti fatemi sapere come eseguite anche voi la pedicure e se la eseguirete uguale a quella di questo video, taggatemi con l'hashtag pedicureroslion90 così io vedrò le vostre unghiette dei piedi. Un bacione ragazze, al prossimo video!